Anche in questa quarta puntata, raccontata dagli studenti, protagonisti saranno i giovani del Movimento 77 e di Comunione e Liberazione. Questi due gruppi non rappresentano certo tutta la realtà giovanile del nostro paese, ma li abbiamo scelti perché sono i più emblematici delle contraddizioni esistenti e della rottura nel rapporto di fiducia fra le generazioni più giovani e il mondo del lavoro e della politica. Oggi la nostra lotta quindi è anche una lotta per il lavoro, è una lotta per mettere in discussione la circolare Stammati che vieta l'assunzione di nuovo personale nella pubblica amministrazione. Quello che chiediamo è che le mense... Tu sei uno studente? Sì, sono studente. Sei un fuorisede? Sì, sono un fuorisede. Da che facoltà fai? Faccio fisica. Fisica? Sì, fisica. E hai trovato problemi per la casa? Moltissimi, troppi. Raccontami un poco. Beh, le proposte che ho ricevuto sono in stanza con altre 5 persone, 50.000 lire, oppure più umano, in una stanza in cui non c'è neanche un tavolo per studiare, in due 60.000 lire al mese. E adesso come hai risolto? Vago per le case in cerca di ospitato da amici e cose del genere. E ti trovi bene? Assolutamente no. Prima dell'apertura della mensa Irnerio sono state chiuse le mense di via 100% e di via San Petronio Vecchio. Questo significa non aumentare i posti distribuiti, ma non solo, significa aggravare le condizioni di lavoro dei lavoratori dell'opera. Cioè, non è male questo palazzo, eh. Per essere la sede della mensa, è un bel palazzo. Senti, quanto pensi che ci metterai ancora per mangiare? Beh, da qua, aspetta, qua ormai siamo esperti, qua, da qua 3 quarti d'ora. Sì. Mangiate qui a mezzogiorno e alla E la sera sera. mangiate a casa. Io abito qui, qui Ah, tu sono. hai una casa qui? Sì. E quanto paghi d'affitto? 40. C'è 40 a testa? Sì, 40 a terzo, una camera da due. Cioè, in una camera state due persone pagate 40.000 lire a testa, cioè 80.000 lire per camera. Sì. E in quante persone ci sono in questa casa? 12, credo. Senti una cosa, tu sei di Crevalcore e prendi il treno tutti i giorni? Sì, no, Quando da ci casa. mette il treno per arrivare fino a Bologna? 3 quarti d'ora. Poi prendi l'autobus dalla stazione per Sì. arrivare... Quanti autobus prendi? Uno solo? Uno solo. Praticamente fai prima ad andare a casa che fare la fila immensa. O siamo lì. È il fatto che mancano i treni. Tu cosa pensi che succederà quando porteranno il prezzo della mensa a 1200 lire senza aver aperto una nuova mensa, senza aver ridotto la fila? Cioè la gente farà sempre la fila uguale e in più dovrà, cioè il pasto sarà sempre quello e in più dovrà pagare 1200 lire. No, cioè succederà del casino, però finché non ci si organizza in maniera seria non è che si tenga niente. Ecco, ore 13:30, 7 metri in 7 minuti. Questo qui è il punto più lontano a cui è arrivata la fila. Qui c'è già una velocità di 60 metri ora. La fila prosegue sotto il portico e ancora la gente scrive. 15 minuti di fila percorsi 10 metri. Poi attraversa la strada, continua sotto il portico Ecco, qua ricomincia. e attraversa di nuovo la strada e finalmente si arriva a vedere l'entrata della mensa. Qui uno può guardarsi il menù della giornata, che poi è sempre lo stesso. Questo qui è il biscione, la biscia assurda che uno deve fare prima di raggiungere il posto. Ci sono soltanto 5 metri di distanza dalla cassa, ma però bisogna fare un percorso lunghissimo. Forse anche 50 metri di fila. Ecco, la pasta viene preparata, poi viene lasciata sul bancone perché si possa raffreddare bene. Ecco, questa cosa dentro la plastica è il pranzo alternativo per il, non so, il macrobiotico. Ecco, questi sono i piselli in scatola riscaldati. Ecco, le mele molto, molto belle, cioè si vede che sono molto belle queste mele. Peccato che non ci sia il colore perché proprio, sono proprio verdi e rosse. Senti, scusa, perché prendi la mozzarella? Ma perché non c'è nient'altro da prendere, non c'è scelta. Ci sono, vedo, della trippa, o No, no, sono seppioline, quelli sono i arrosti. terribili Sono seppiolini. terribili, perché?
hanno fatto fuori parecchi studenti. Parecchi studenti? Tu li conoscevi personalmente questi che sono stati fatti fuori? Dispersi. Tu sopravvivi però? Perché non prendo la trippa, prendo la mozzarella. L'opera universitaria assume in pieno gli obiettivi del piano Cervellati attraverso la riduzione dei pasti distribuiti nelle mense, mentre i 28 lavoratori che sono impegnati nella mensa in medio... Si tratta, che è molto importante. Che si tratta che noi ogni giorno facciamo le file di un'ora per poi mangiare dei pasti schifosi che ci dà la CAMST. Si tratta che vogliano aumentare i prezzi, si tratta che non vogliono fare gli alloggi per gli studenti e scelgono di spendere di 22 miliardi solo 3 per fare gli alloggi e gli altri li regalano ai baroni universitari. Per cui stiamo organizzando questa cosa come forma di agitazione. Penso che siate consapevoli che non ci sono soltanto questi problemi, che ce ne sono tanti, tanti. Secondo il mio parere, il mio modestissimo parere, che io sono un cittadino, come sei tu, diamoci del tu, perché mi piace con i ragazzi dare del tu, queste cose qui disturbano. Io per esempio sono andato a letto questa notte all'1:30. Adesso vorrei andare a casa allo scopo non tanto di divertirmi, allo scopo di poter cacciare dentro lo stomaco qualche joule di energia e per poter poi oggi andare a riprendere a lavorare. I miei operai, per esempio, sono già là che mangiano. Io sì, ho una fabbrica, sono della casa editrice Patron. Ecco. Quindi sono in mezzo a voi, che si può dire che voi siete i miei... Noi fra le altre cose lottiamo anche contro le speculazioni che la Patron e le altre case editrici fanno su Libri. No, ecco, per esempio piacerebbe parlare con lei, ma non con i preconcetti. Ecco, hai ragione. Con le convenzioni truffe. Bisogna aprire il discorso fino in fondo, senza preconcetti aprioristici che bisogna arrivare fino lì o partire da quel punto. Con un'apertura mentale veramente dialettica tale che dopo allora questo dialogo porta necessariamente a delle conclusioni utili. Utili a chi? Utili a tutti, utili al popolo, utili agli studenti, utili ai bambini degli asilo, come utili anche a me, perché viviamo in un sistema economico in cui esisto anch'io, è colpa mia se esisto. Ma io lo voglio distruggere questo sistema economico, cioè il problema è che se esiste la Patron esistono i libri che costano tanto, esiste un'opera universitaria che gli regala i soldi, esiste una giunta comunale che ci incula ogni giorno su queste cose. Giuro, non è così, il problema non è semplicistico così. Io sono il primo, sono l'operaio numero uno della casa editrice Patron, non sono il padrone della casa editrice Patron, perché io non comando in realtà niente, perché nella casa editrice Patron c'è scritto questo: nella casa editrice Patron non comanda l'ingegner Patron, ma comandano il lavoro e l'efficienza dell'azienda. Oggi come oggi, ma stia anziano. Beh, guardi, noi saremmo qua. Io faccio della demagogia, ma nella realtà è così. No, non è demagogia, è proprio. Noi non vogliamo che comandi il lavoro e l'efficienza. Siamo nella libreria Calusca, la più famosa nel movimento libreria di Milano. Sicuramente tra questa massa enorme di carta stampata non c'è molta congruenza. Questa è la prima domanda che un visitatore esterno fa, vedendo che ad esempio ci sono gran parte di libri di estrema sinistra con editori certamente di provata fede, poi si va più avanti lì sulla sinistra, si trovano dei libri un po' strani di Genon, dell'edizione Adelphi, libro tibetano dei morti, culture esoteriche, boccette di genziana, dischi di John Cage, libri pedagogici, materiale bordighista, situazionista e fogli di movimento, robe che in gran parte si trovano soltanto qui e sono assolutamente strani che si trovino tutti insieme nella stessa libreria. Tenutario di questa libreria, che è frequentatissima, una media di 300-400 persone per giorno, è Primo Moroni. Quelli dell'autonomia dura comprano i libri sullo Stato, sulla lotta armata, su queste cose conosciute. E quindi vanno sul settore. Poi ci sono quelli che tradizionalmente continuano ad approfondire così, Marx, Engels, ma però molto meno adesso, no? Tutti gli altri, quindi la grande maggioranza, particolarmente nell'ultimo anno e mezzo o due, comprano, scelgono, frequentano tutti i settori possibili, appunto da Genon a Cooper, da
da Tony Negri a... a Jerry Rubin, come diceva Tauro, insomma. Non c'è che c'è molta differenziazione, vi è una grossissima vastità di interessi, il corpo, l'alimentazione, la sessualità, la droga, la letteratura, quando è buona. Cioè il rifiuto della letteratura nata dalla resistenza non gliene frega più nessuno. Cioè sicuramente questa libreria ha avuto una funzione di promozione e direzione alla militanza, o alla ricerca o allo studio. In questo circuito di librerie, definito così Tocour Punti Rossi, no? sono state adoperate, diffuse circa 70 testate, no? Nuove, per un totale di 288.000 copie, dall'inverno 76 al giugno 77. E faccio un esempio, compagni giovani di San Giuliano, di San Donato, di Cinisello, non avrebbero mai messo questa passione nello scrivere, nel produrre questi fogli, che voleva dire scoprire il proprio personale, le proprie emozioni nel linguaggio, nella comunicazione, perché si erano espressi fino a un anno prima in termini direttamente politici, stereotipi, no? Si parlava di classe, di condizione, di rapporto, di istituzione, no? Sempre quella della professione di poesia, moltissimi fanno poesia a Milano e prima c'era questo, come potrei dire, questa morale politica che lui era un militante organico che faceva la rivoluzione, ma se faceva poesia era un coglione, no? Adesso io sono libero, guardo il cielo, guardo la gente, incontro gli amici, mi dicono dove sei stato tutto questo tempo. Io dico è meglio non pensare, solamente voglio ricordare che sono libero, libero, libero di andare dove mi pare piace, girare per le città e passare montagne, attraversare fiumi. Io amo la libertà, amo molto la libertà. Sembra che oggi, insomma, no? Ci sia una grande spinta a creare case editrici, librerie, a casomai fare nascere nuove radio, ma che comunque l'era della proliferazione dei fogli, che non è semplicemente l'era della creatività, comunque della produzione critica, della teoria come pratica dei comportamenti, si sia un po' inaridita, esaurita. Questa è la sensazione che si ha, c'è una sensazione di stazionamento, di stasi. È abbastanza di stallo in grandi luoghi, cioè come Milano, una città, come dicevo all'inizio, totalmente demolita nell'arco di 15 anni, nella sua struttura di comunicazione, di riproduzione di cultura e di comportamenti. Vi è invece ancora un grosso interesse, un po' in ritardo, come spesso avviene in Italia, in questa grande immensa provincia, cioè in zone che sono rimaste tagliate in parte fuori, no? Per cui se in questo momento, posto che abbia significato politico fare una cosa di questo genere, noi mandassimo a Pescara o a Vasto o a Lecce o a Macerata o a Matera tutti gli arretrati, se esistessero, andrebbero via a ruba nell'arco di un mese in queste zone. Termini, in pieno centro storico di Roma, dove da circa un anno una comunità di 400 persone vive in un albergo occupato, il Continental. Come è nata l'idea dell'occupazione? Noi siamo nati in maniera particolare a ridosso del 20 giugno, due anni fa, nel 1976, proprio la notte prima del 20 giugno, occupammo diverse palazzine nell'immediata periferia.
di carattere speculativo, vecchio tipo, nel senso che erano palazzine completamente abusive sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista edilizio, e le abbiamo occupate con una serie di famiglie che provenivano dalle borgate, che provenivano da situazioni di coabitazione, di pagamento di alti affitti o di sfratti. Successivamente però questo movimento si è andato caratterizzando nel 1977, anche in coincidenza con l'estendersi di tutto il movimento di opposizione nel paese, quindi anche quello dell'università e tutto il resto, per cui decidemmo di occupare l'albergo Continental. Tutto qua si è trovato qua dentro perché all'interno delle borgate c'è il passo in cui ci sta passando tutto una repressione, che qual è? Quella dei sfratti esecutivi, dei 20.000 sfratti che ci sono a Roma, che pian piano che passa il tempo, cioè, gli sfratti vengono sempre più aumentati, con una sentenza immediata poi, che arriva la mattinata, viene la polizia, ti butta fuori, metti i sigilli addosso alla porta, a te non sai più da che sbatte la capoccia, e di fatto poi occupi le case. No? L'abitazione dove abitavo io, praticamente eravamo 6 persone in una stanza solo sottoterra. Andando al comune, come una cosa mia, come tanti, gli ho detto com'è, la casa non me la danno, no? E lui mi ha risposto che io devo mettermi in nota per fare le solite... La lista. Dico, con la lista allora fra 20 anni che moriamo stiamo sempre là sotto, insomma, riguardo a questo. Sono studente iscritto al primo anno di sociologia e vabbè, niente, spiego perché sono entrato pure io in questo albergo, in questo movimento. Vabbè, prima di tutto dico che sono entrato perché di fatto sono uscito fuori dalla mia famiglia per le divergenze che sempre un giovane oggi incontra con l'istituzione familiare. Nell'albergo ci siamo organizzati molto bene perché abbiamo tutti i giovedì un'assemblea che si discute sui fatti interni, se è bisogno di qualche cosa, di qualche riparazione, e poi noi famiglie, per tenere ben pulito l'ambiente, tutte 2 volte alla settimana un gruppo di famiglie, chi pulisce le scale, chi l'androne, si cerca di tenere l'ambiente più possibile igienicamente. Il rapporto è stato subito un rapporto di scontro immediato, no? Cioè, non a caso abbiamo subito un'aggressione anche, no? Prima questa era una zona franca dei fascisti, cioè della manovalanza nera dell'aggressione ai democratici, ai compagni, ai comunisti in maniera particolare. Cioè, questo qua non è più avvenuto in questa zona. Perché? Perché si è inserito all'interno di questa zona un contesto che era diverso. Cioè, gente veniva dai quartieri, gente abituata, non aveva uno scontro immediato, no, con questa gente, ma invece anche un incontro. Infatti, non a caso, cioè, questa cosa, cioè, si è allargata, la gente stessa che frequenta quella stazione, cioè, è costretta a un rapporto diverso con noi. Migliucci, quando a Roma si parla di università è indispensabile fare riferimento ai comitati autonomi operai per il comunismo, di cui Via De Volci, nel bene e nel male, è sicuramente uno degli esempi, uno dei collettivi più significativi, sicuramente il più conosciuto a livello di opinione pubblica. Quindi è opportuno sapere da voi qual è stata la vostra presenza e qual è oggi la vostra presenza all'interno dell'università. Il movimento dell'università del 77, così definito, è un movimento, diciamo, in cui cambia la rappresentazione sociale, insomma, nel 68 erano, tra virgolette, i figli della borghesia che hanno preso coscienza rispetto alla scuola autoritaria, eccetera. Nel 77 l'università è diventata di massa, c'è una, diciamo, acquisizione maggiore di strati del proletariato, di gente del sud che viene a questa università, che strabocca, che vede tutte le contraddizioni dentro una crisi recessiva. Dentro questa situazione abbiamo fatto da catalizzatore, se vuoi, attraverso il veicolo delle nostre lotte precedenti, e poi dentro questo movimento. Le lotte precedenti erano appunto state queste grosse lotte sul movimento per la casa, sull'autoriduzione dei fitti, delle bollette, su questa lotta del policlinico, la lotta dentro l'Enel, dentro alcuni altri posti di lavoro, le ferrovie, l'Alitalia, eccetera. La posizione vostra, questa, diciamo, non è una deformazione solo della stampa, si è anche caratterizzata per una, diciamo, introduzione all'interno della lotta politica sicuramente di una dose larga di intolleranza e anche, diciamo così, la giustificazione di azioni violente. Il vostro isolamento nei confronti del resto del movimento si è basato anche su questa pratica, diciamo così, insurrezionalista, cui voi avete dato vita a partire dal febbraio del 1977. Mi sembrerebbe molto miope da parte vostra, da parte di chiunque, dire che c'è un isolamento dei compagni autonomi operai. Oggi mi sembra che ci sia un'espansione, diciamo, nazionale
che recupera anche notevoli frange evidentemente degli ex gruppi rivoluzionari, ma che parte appunto dalla situazione di crisi italiana, insomma, di crisi politica, di crisi sociale, di crisi strutturale a livello italiano. Per cui diventiamo la componente, l'opposizione sostanziale a tutti gli effetti. Dico, se qui si viene a dire addirittura che c'è stato isolamento dal febbraio di questo movimento, mi sembra pazzoide, che questo movimento è e continua ad essere la variabile indipendente rispetto a questa crisi economica, rispetto al movimento operaio tradizionale, ma inteso come organizzato nel Partito Comunista. Dico, non hanno fatto i conti con questo movimento le forze politiche, per cui sono state spiazzate quantomeno per 2 anni rispetto alle votazioni del 1976. Tu dici che non siete isolati, ma voi avete cominciato col dire, cioè, che l'Italia è un regime, cioè che il PC, sì, che anche il Partito Comunista e il Movimento Sindacale sono un puntello di questo regime. Poi, sempre andando avanti su questa strada, avete cominciato a dire che alcuni settori del movimento sono dei puntelli all'interno del movimento di questo regime, quindi il Manifesto, quindi Democrazia Proletaria, quindi il Movimento dei Lavoratori per il Socialismo. Siete arrivati anche a dire questo su lotta continua. Tu dici che non c'è isolamento. Ci sono alcune imprecisazioni. Allora, a questo punto voglio dire, le forze di opposizione al regime siete solo voi. No, sbaglieremmo a dire, io dico, definisco l'autonomia operaia, per cui una forma molto estensiva, che tra autonomia sociale, autonomia di classe, eccetera, eccetera, movimenti di liberazione sostanziali, quindi le compagne che hanno dato vita ieri a quella grossissima manifestazione, non solo a Roma ma in altre parti d'Italia, dico, il movimento dei carcerati, tutte queste componenti qui sono certamente gli oppositori a questo regime, perché voi me lo insegnate, che esistono 2 rapporti dentro la democrazia borghese, una democrazia sostanziale e una democrazia formale. Questa è una democrazia formale, che ha bypassato anche il Parlamento. Ci fosse una legge che viene più decisa in Parlamento, dico, è una partitocrazia che funziona sempre più in maniera spietata dal dopo centrosinistra in poi, dico, e che voi il contrario. Scusami, si basa anche sul consenso, sul voto, cioè, dei cittadini e degli italiani. Io credo che non sia interesse di nessuno, neppure delle minoranze, cioè di scambiare, cioè, una democrazia per il fascismo, cioè, perché ci potrebbe capitare che stiamo, diciamo così, andando incontro al fascismo senza vederlo. Il problema è sostanziale, è uno, è che noi sappiamo benissimo individuare quando le forme Stato cominciano a cambiare per merito o per demerito di chi. Dico, noi lo diciamo in maniera molto chiara e netta, l'abbiamo sempre sostenuto nel dibattito corrente, nei nostri documenti, nelle assemblee, che diciamo, i partiti hanno una loro rappresentazione, come tu dici, un consenso, nella misura in cui, dico, hanno fondato, stiamo dentro una forma Stato che va avanti a livello elettorale, ma puramente formale, detto, perché poi, dico, gli istituti sostanziali della Repubblica cosiddetta nata alla Resistenza dovrebbe essere il Parlamento, le assemblee elettive, invece queste vengono completamente scavalcate, dico solo per dirlo, dico, i decreti legge che si fanno sempre a posto. Non dico che la nostra sia una democrazia perfetta, la nostra è una democrazia altamente imperfetta. Io te l'ho detto già prima, cioè, nonostante va difesa in quanto tale. Cioè, no, questo è sbagliato, è un errore storico, soprattutto può darsi pure che partiamo da 2 ideologie diverse, per cui io mi sento profondamente marxista, non difendo la democrazia borghese, io penso che anche per un marxista la democrazia vada vista non in modo strumentale. Non esiste questo. Il valore della democrazia è anche un valore come fine, non solo come strumento. No, e questo è un errore storico, insomma. Dico, noi puntiamo, possiamo dare una definizione della democrazia diretta in quanto partecipazione e gestione da parte delle masse proletarie, e non dalle masse in maniera discriminante, dello Stato, della forma Stato, quindi dello Stato in quanto tale, perché come comunisti puntiamo sostanzialmente anche all'abolizione dello Stato, dico, attraverso i passaggi storici a cui si arriva. Dico, però si ha l'impressione, analizzando e seguendo così la vita politica di autonomia operaia, che si ritenga un po' la depositaria della verità storica, e che tutte le forze all'interno di quello che voi chiamate regime o all'interno dello stesso movimento, nel momento in cui non coincidono con la vostra analisi, queste forze devono essere isolate, devono essere messe al bando e a volte anche con mezzi violenti. Ma a me sembra invece che tutto questo stia all'opposto, nel senso che io non mi faccio nessuna premura evidentemente di credermi di essere un pacifista, perché penso che per cambiare la società bisogna rimuovere delle cose molto pesanti, addirittura montagne, no? Per cui non mi faccio divieto, anzi, penso senz'altro che il concetto di violenza proletaria sia un concetto storicamente dato in mezzo al proletariato e in mezzo alle masse proletarie. Lo vediamo poi in tanti piccoli fatti giorno per giorno. Che poi si venga a dire che la rappresentazione, diciamo, del cosiddetto, che l'autonomia operaia è violenta perché impedisce di parlare all'altro, sia la rappresentazione più deformata dell'autonomia operaia. Non mi sembra che ci sia stata questa costanza di far divieto agli altri di prendere la parola, di dibattere, perché soprattutto il movimento del 77 è largamente maggioritario sulle posizioni della cosiddetta autonomia operaia, tant'è che è stato definito e continua a essere definito come autonomo. Tu puoi dire francamente che voi siete, quindi, per esempio, per l'agibilità politica,
politica dentro l'università di tutte le forze politiche. Cioè voi siete d'accordo in questo momento che nell'università, così come voi nelle assemblee, possono avere accesso, libertà di parola, di movimento e di espressione delle proprie posizioni politiche, tutti? Ma io dico che questo c'è sempre stato, io lo ricordavo a voi prima, l'Assemblea Nazionale del Movimento, nazionale dico per modo di dire perché chiaramente la metà erano i compagni romani, l'altra metà si sa bene quando si fa in un posto c'è più rappresentatività a questi, era composta per un terzo, te lo dicevo prima, da gente del PDUP e del PC. È chiaro che se no, poi non si sono stati fischiati mentre parlavano, però hanno avuto anche la possibilità di portare a termine alcuni interventi, non tutti quanti. Questo per chiarezza, dico, perché un'assemblea, uno si immette al pubblico ludibrio, chiamalo come cazzo ti pare, dico, in questo momento, dice, che fai? E dico, loro hanno avuto la possibilità di parlare, dico, oggi certamente c'è stata tutta una serie di passi, perché questi non sono d'accordo nel farti manifestare, e allora devi dirlo in pubblico, devi accettare, perché quando un'assemblea vota, io lo invito, i compagni se rappresentano qualcosa, ma secondo me le leghe dei disoccupati per esempio non rappresentano perché ci prendiamo in giro, loro vanno a fare una manifestazione, in 2000 dico su tutto il movimento, noi che abbiamo la possibilità di far esprimere in piazza 50.000 persone, non siamo in movimento, dico, questa ti sembra democrazia, e questa ti sembra invece non violenza, e ditemi voi, insomma, esistono tutti questi passaggi, insomma. Il problema solo, e poi concludiamo, è che voi vi arrogate il diritto di decidere chi rappresenta il movimento, chi rappresenta le istanze giuste dei lavoratori. Questo è alla radice dell'intolleranza. Per gli studenti fuori sede il problema della casa nelle grandi città è di primaria importanza. La carenza delle strutture universitarie, la mancanza di alloggi, i fitti elevatissimi lo rendono quasi drammatico. I giovani di Comunione e Liberazione tentano di risolverlo vivendo in comune in alcuni appartamenti presi in affitto. Questo è uno dei tanti dell'organizzazione. Dopo che è finita aggiungiamo un tavolo così mangiamo comunque. Allora ragazzi, qui però se non mangiamo si fredda. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io mi chiamo Tonino, sono venuto su 4 anni fa insieme con Antonello, no, tutti e due veniamo su da Lamezia. E, Calabria, sì. Lamezia Terme. E, la nostra storia è iniziata qui con questo appartamento, è iniziata col fatto che avevamo l'esigenza di avere un posto in cui stare qui a Milano, no? Penso che la cosa più importante da dire, cioè il fatto che questa esperienza qua di appartamento ha risolto molti problemi, come il problema della solitudine, no? Il problema di un impatto con un mondo culturalmente molto diverso da quello che avevamo lasciato. Una società metropolitana sostanzialmente, no? E anche dei problemi economici. Prima di tutto che questa era un'esperienza cristiana, no? Che qui si stava insieme non solo per dividere un tetto, no? Ma per fare. Ma questo qua di fatto è un luogo privilegiato di comunione, di unità tra la gente, no? Perché in un'esperienza del genere viene fino in fondo chi è che sei tu, no? Perché vabbè, in università per esempio è facile dichiararsi altruisti, fare i grandi rivoluzionari, ma lavando i piatti, insomma, oppure lavando il cesso, la rivoluzione finisce, insomma. E infatti il nostro tentativo, no, di
per il motivo per cui noi abbiamo anche moltiplicato questi tipi di esperienze. Noi, per esempio, adesso qui a Milano abbiamo una quarantina di questi tipi di appartamenti, qui dentro ci stanno quasi 300 persone, no? Mentre le altre città sono molto di più. Però, per esempio, il tentativo è quello di una comunione, no? Sempre più grossa, no? Che investa tutte le cose, dal tempo libero ai soldi, all'uso, non so, allo studio, per esempio, di uno come studia, come... Cioè, investe tutta la vita di una persona, ecco. Cioè, a questo proposito, la cosa più importante, secondo me, dell'esperienza dell'appartamento, che anch'io ho iniziato da 6 mesi, è principalmente un'educazione e una convivenza, cioè un imparare a stare insieme e su un valore. Secondo me, il fatto che Serafino si sia trovato bene è stato anche il fatto che in questa casa il problema non è quello di non pestarci i piedi, ma è quello di aiutarsi a vivere tranquillamente in tutte le cose che si fanno. In questo senso, per esempio, in casa nostra non ci sono le corvée, cioè uno non ci sono i turni. Uno si deve fare il letto di tutti, per esempio, oppure deve cucinare, pulire, eccetera. Ma è più ma ci si richiama a una responsabilità, è un'attenzione alle cose che si fanno. Quindi se uno, per esempio, non cucina perché torna tardi, si preoccupa di lavare i piatti oppure si preoccupa di tenere in ordine la casa, eccetera. E questo mi sembra molto importante perché non si tratta di essere fiscali sulle cose, io cucino tutte le sere e tu invece non lo fai mai, ma si tratta di aiutarsi a capire che queste cose qua si fanno insieme e si fanno per gli altri. Questo, secondo me, è uno dei valori più importanti che si scoprono vivendo in un appartamento con questa struttura. Il fatto significativo è che noi ci tenevamo che, cioè, coloro che abitano il nostro appartamento conoscessero anche le nostre famiglie, la nostra storia, la realtà della Calabria, no? Cioè, tutta la storia che viviamo giù in Calabria, insomma, no? Che viveremo magari quando... una volta finito l'università. Infatti per questo è stato bello il fatto che loro sono venuti durante le vacanze di Natale giù da noi a fare il Natale con i nostri genitori, no? Con tutti noi, no? Perché secondo me, conoscendo la storia fino in fondo di una persona, secondo me si crea quell'amicizia che aiuta anche a una convivenza migliore, insomma, no? Ecco, c'è forse Serafino che ci voleva raccontare la sua esperienza. Io mi trovo qui a Milano non certo per motivi di studio, ma per motivi di salute. Sono venuto qui a Milano per essere ricoverato all'Istituto Tumori il 25 di ottobre. E naturalmente, venendo da un paese lontano, dalla Calabria, qui a Milano non conoscevo nessuno, tranne qualche compaesano che di solito era sempre impegnato con il lavoro e quindi non potevamo avere molto tempo a disposizione per incontrarci. E, dicevo, sono stato all'Istituto dei Tumori per quasi un mese e le uniche persone che venivano a trovarmi erano i ragazzi dell'appartamento, Tonino, Gabriele, Francesco, Antonello. Questa è una cosa che ha meravigliato tanta altra gente. Una cosa che mi ha impressionato è stata l'affermazione di una signora che aveva il marito nello stesso reparto in cui mi trovavo io, e ha detto: è meraviglioso sapere che ragazzi che non ti conoscono vengono a trovarti per sollevarti un po' di morale. Mentre noi qui a Milano, per esempio, tante volte abbiamo un parente in ospedale e alle volte facciamo finta di non sapere che ci sia. Quello che si cerca di vivere come esperienza negli appartamenti è di far sì che veramente ognuno cerchi e trovi la sua strada nella chiara proposta che diceva Tonino. La chiara proposta non è che c'è un capo che la fa in particolare, ma è la proposta che si sa che si deve verificare, sia perché qualcuno dei più grandi si vede da come agisce che lo fa. Però anche per conto mio io non avrei nessun problema, io l'ho sempre proposta, per esempio, a mio fratello, che è extraparlamentare, che non fa la mia esperienza, io glielo propongo, gliel'avrei proposto se adesso ci fosse posto di venire con me. Per esempio, a me è successo un fatto, i primi anni che ero all'università, ero matricola, no?
C'era un ragazzo con cui ero abbastanza amico, lui era uno di... era un extraparlamentare di Avanguardia Operaia. Una sera, no? Mi dice, vedi Saladino, tu c'hai tutte le caratteristiche per essere un bravo, un buon compagno. Non riesco a capire perché tu non vieni con noi, no? E gli dico, vedi amico mio, cioè... La vostra cosa ha letto abbastanza, no? Cioè abbastanza bello anche quel che dite certe volte. Però dicevo, vedi, la cosa importante è che io sto oggi, come oggi, sto facendo realmente un'esperienza rivoluzionaria sulla mia vita, no? Cioè, in questo momento storico, no? Tu mi parli di un domani, no? E quel che ci sarà domani non lo so. Cioè, io non posso cambiare un'esperienza che io sto vivendo con un'utopia, no? Perché tu mi proponi una cosa, mi fai una proposta che non c'è. Invece la sto vivendo, io ti posso dire a te, vieni con me e vedi quel che io vivo. Ma tu non mi puoi dire a me, vieni con me e vedi. Accanto a Comunione e Liberazione, nella sfera più propriamente politica, agisce Movimento Popolare. Chiediamo una carta d'identità delle due organizzazioni a Don Scola e a Formigoni, esponenti di rilievo di CL e Movimento Popolare. La Comunione e Liberazione è l'esperienza da prima molto interessante di un professore di teologia, Don Giussani, che intuendo la scarsa incidenza che nell'ambiente scolastico il cristianesimo andava avendo, soprattutto nell'ambiente scolastico di una grossa città come Milano, nei licei classici, ma poi via via in tutte le scuole, decide di lasciare l'insegnamento della religione e di dedicarsi ad un'azione pastorale. Il fatto fondamentale che emerge fin dall'inizio è appunto questa incapacità abbastanza generale dei cattolici di vivere dentro la situazione, nel concreto dell'ambiente, quindi dei bisogni umani, dei problemi culturali, del tipo di mentalità e di dialettica tra le diverse realtà presenti nell'ambiente, di vivere, dicevo, la presenza cristiana. Formigoni, da due anni a questa parte, accanto a Comunione e Liberazione, si parla molto anche di Movimento Popolare. E tra le due cose si fa spesso confusione e da certe parti si pensa che in realtà sia la stessa cosa. Ci sono delle differenze reali tra i due movimenti? C'è molto di diverso. Comunione e Liberazione è un movimento di natura ecclesiale, il cui scopo è educare alla fede. Il Movimento Popolare, invece, che ha anche origini più recenti, è iniziato due anni fa, il Movimento Popolare ha uno scopo diverso, è un movimento di natura culturale, di impegno sociale e di impegno politico. Formigoni, lei diceva che il vostro è un movimento anche politico, oltre che culturale, ma su quale progetto politico vi muovete? Che tipo di società ipotizzate? Noi non crediamo che questo sia il momento di fare progetti a medio a lungo termine. Noi crediamo che questo sia il momento di essere presenti nella realtà di base del paese, di vivere, di soffrire accanto alla gente che vive, che soffre, che lotta, che si impegna per una trasformazione della società, a partire da piccoli punti, da piccoli nuclei di questa società. Don Scola, spesso all'esterno si accusa CL in qualche misura di avere una connessione con la Democrazia Cristiana, anche in termini elettoralistici, cioè di prestare la sua forza espansiva alla DC. In occasione delle elezioni passate noi abbiamo avuto una attenzione particolare all'invito dei vescovi ad appoggiare un determinato partito piuttosto che un altro, anche perché ci sembrava che un partito che avesse nei suoi programmi un'ispirazione cristiana fosse, nonostante tutte le contraddizioni e le difficoltà che lo attraversano, avesse una capacità di salvaguardare la natura di esperienze ecclesiali più alta delle altre. Però mi sembra che da qui sia nato un equivoco troppo grosso e un po' troppo calcolato sovente dalla stampa. Comunione e Liberazione è un movimento ecclesiale e come tale non ha nessun rapporto diretto con la Democrazia Cristiana, per sua stessa natura. Gli affari interni della DC e quelli esterni non gli interessano. Quindi le persone che si muovono all'interno della Democrazia Cristiana, anche se hanno avuto il voto di molti CLini, costoro per il loro impegno sociale e civile svolgono un'attività nella Democrazia Cristiana che non ha nulla a che vedere con la vita che normalmente
si svolge è svolta da parte di comunità. L'attività su cui voi non date un giudizio. No, perché questo è effettivamente così. È effettivamente così. Don Scola, cioè, ecco, leggendo un'intervista di Giussani, emergeva questo giudizio, cioè, sui poteri in Italia dal 60 in poi. Cioè, lui per esempio sostiene che dal 60 in poi esiste in Italia un'egemonia di una cultura che lui mi pare definisca di tipo liberal marxista, a tutti i livelli, addirittura secondo lui nel livello economico. Lei cosa ne pensa? Quello che a noi interessa vedere è un fatto, che la società industriale con le realtà oggi dominanti tende sempre più a privatizzare il fenomeno della fede. Questo è un punto che noi accusiamo perché è vero, è un dato di fatto. E in questo senso c'è una connessione, ed è questa che Giussani imposta, tra la matrice liberale che dice il prete in sacrestia, mi spiego, e la religione nella Chiesa, e la matrice marxista che tende a isolare nello stesso ambito ristretto la funzione della religione, mi spiego. In questo senso la critica marxista alla religione magari non è più dura e radicale come nel passato, abbiamo visto anche nella lettera di Berlinguer a Bettazzi, ma ciò non toglie che questa tendenza alla privatizzazione dell'espressione ecclesiale ci sia. In particolare è vero che oggi c'è una egemonia nel sociale, nella società civile di tipo radical marxista che è montante, questo non lo può negare nessuno perché è un dato di fatto, mi spiego, cioè che poi qui ci siano da indagare anche i limiti di una mancata cultura cattolica, di una cattiva gestione del paese da parte della Democrazia Cristiana, questi sono altri problemi. Lei comunque fa una distinzione fondamentale tra ideologia montante, cioè parla di egemonia radicale marxista, e potere effettivo, perché è abbastanza difficile sostenere che esista un'egemonia di potere radicale marxista. Beh, però quando l'egemonia è sociale ed è nella società civile, soprattutto quando l'egemonia ha fatto propri i mass media e tutti gli intellettuali, è facile poi il passaggio al potere, dico, questa è la mia convinzione, forse Giussani in questo senso è profetico. Formigoni, ho l'impressione che ci sia nella vostra cultura e anche per certi aspetti nella vostra azione una critica latente all'industrialismo, al produttivismo. Assolutamente no, non si tratta di essere critici nei confronti delle conquiste della scienza, delle conquiste dell'industria. Semmai si tratta di essere critici nei confronti del modo con cui l'industrialismo è stato usato in questi tempi. Noi siamo critici nei confronti del capitalismo. Riteniamo cioè che il tipo di sfruttamento, di uso del lavoro, delle risorse messe in atto dal capitalismo, messe in atto concretamente dalla società industriale nel nostro paese e nel mondo, sia d'Oriente sia d'Occidente, sia un modo di sfruttamento delle risorse antieconomico e che mortifica il valore della persona e il valore dell'uomo. Noi che siamo cattolici intendiamo portare un contributo come cattolici alla trasformazione della società. Riteniamo quindi importante avere dei momenti di confronto e di collaborazione, anche critiche, anche radicalmente critica, con quanti altri cattolici della nostra stessa generazione, delle generazioni precedenti, si sono impegnate sul terreno sociale e politico. Lei parla di incontro con altre forze, vero, nelle scuole, nelle università voi cercate questi incontri, però mi consente, nel momento elettorale il vostro incontro è con una sola forza, o con perlomeno con i rappresentanti di una forza, i rappresentanti della Democrazia Cristiana, o certi rappresentanti che voi considerate privilegiati. Noi abbiamo ritenuto, in occasione delle elezioni amministrative del 75 e delle elezioni politiche del 76, far convergere i nostri voti sul Partito della Democrazia Cristiana, privilegiando alcuni candidati che all'interno di questo partito ci sembravano più coerenti con il progetto generale di Movimento Popolare. È stata una scelta storica e contingente, è stata cioè la scelta di privilegiare in quel momento certi valori di democrazia e di pluralismo che più ci sembravano salvaguardati dalla Democrazia Cristiana. Ma il nostro è un apporto diverso. Non credo che la Democrazia Cristiana ci senta come un aiuto, ci sente come una spina nel fianco che tende di correggere gli errori e le deformazioni di cui essa, assieme ad altri, è stata causa. Don Scola, a noi sembra che tra il movimento studentesco del 77 e Comunione e Liberazione ci siano delle analogie tematiche abbastanza profonde. Addirittura ci sono delle parole che ricorrono sia da parte del movimento sia da parte dei CL. La festa popolare, il discorso dei bisogni, questo recupero del privato. Lei come giudica questo?
Il discorso sui bisogni, come potete andare a vedere documentandovi, o quello sull'importanza del soggettivo o del privato, o il discorso della gioia, della festa, lo facciamo già dalla fine degli anni, dall'inizio degli anni 70, tranquillamente. Spiego. È piuttosto la storia del cosiddetto movimento 68 per rapporto al movimento 77, no? Che ha visto un, come dire, un andamento a crisi, per cui l'impianto fortemente ideologico, no? Di tipo scientifico marxista, che è stato messo alla base del desiderio del 68, è entrato profondamente in crisi, e oggi il Movimento 77 recupera il privato. È un discorso di più del privato, un discorso molto più centrato sulle esigenze dell'umano e molto meno ideologico. Rifiuta il tema dell'ideologia per affrontare il tema dell'istanza umana, e in questo senso il punto di partenza diventa veramente molto analogo, molto simile, capisce? Cioè, evidentemente poi c'è una divisione per il fatto che, io dico sempre che nei giovani di oggi, nella crisi e nella disperazione dei giovani di oggi, c'è una domanda radicale di senso che per sua natura è una domanda religiosa. Poi ci sono differenze che per noi sono dovute ancora al rimasuglio di ideologia, che è quella di un marxismo gioco forza nei giovani, spinto al massimalismo, e che dà origine a questi fenomeni, cioè, la violenza, snaturati di violenza, di così, questi, di lotta, di insurrezione, di armamento e via di questo passo, che ritengo che interessi una parte della società giovanile di oggi. Periodicamente gli aderenti a Comunione e Liberazione si incontrano alla presenza di un prete e verificano pubblicamente le loro esperienze di vita e di fede. La chiamano scuola di comunità ed è uno dei momenti più significativi della milizia ciellina. Qui sono riuniti gli studenti di ingegneria del Politecnico di Milano. Una grande gioia! Del gesto che stiamo facendo insieme. Si tratta di uno dei momenti della scuola di comunità. Il tema, ve lo ricordo, è quello come il confronto tra la parola di Gesù Cristo e la tua umanità, come questo confronto fa sì che la tua umanità cambi. Io direi di dare da subito spazio ai vostri interventi. Io, se va bene, mi laureerò a giugno, no?
Per cui sto un po' vivendo, tutti quando vado per strada mi chiedono allora hai già trovato lavoro, cosa pensi, cosa vuoi fare, di qua, di su, di giù. Schematicamente volevo dire un tre posizioni possibili che ho riscontrato di vivere anch'io e che vedo intorno a noi e anche tra di noi, che mi paiono come riduttive dell'umano. Prima posizione, io per il domani cosa voglio? Un bel posto, bello, comodo, che si guadagni bene, evidentemente. Questo è un tipo di posizione che noi normalmente snobbiamo, che borghesaccio, ma che in pratica invece è il 99% della gente, dall'extraparlamentare al superfascista, poi è quella che sotto sotto gioca, no? Altra posizione. A me il lavoro in fondo non me ne frega, basta che mi diano da mangiare, perché nella vita bisogna pur lavorare, e poi tanto la vita è un'altra, cioè la vita è la vita che faccio fuori, la donna, il lobby, le mie passioni, che ne so, per uno è la parrocchia, per l'altro è il collettivo, ma insomma sono sempre lì. La vita è fuori, ecco, è chiaro, no? Come cioè è riduttiva una posizione così. La terza posizione che invece più facilmente riscontro anche in me è quella di dire io vorrei fare un lavoro che sia utile per gli uomini. Ecco, questa posizione è molto subdola secondo me ed è molto equivoca, intanto perché molte volte nasconde un desiderio di potere, no? Nel senso che si dice quando sarò capo dei trasporti del Basso Friuli allora sì, chissà quanto bene potrò fare. L'altra cosa, perché presuppone il fatto che quello che è utile ad ogni buon conto l'ho deciso io. Volevo dire che mi accorgo che la vita che facciamo insieme mi dà come una libertà e un respiro più grande, non che io sia immune da queste posizioni. Okay. Mi accorgo che comunque il Signore, attraverso la nostra amicizia, attraverso la grande circostanza che è la nostra comunità, mi chiama alla prospettiva più utile per me, sia quella di andare a capo al mondo, sia quella di finire in un ufficio con due radicali e un fascista per 40 anni della mia vita fino alla pensione. Io ho fatto un esame, lo racconto, l'ho già detto in diaconia da alcuni altri miei amici, di impianti, e c'era l'esame, sono andato dal professore e io gli faccio, gli faccio, professore, io per quello che penso io dell'esame, io le dico quello che non so, non quello che so, perché per me l'esame è un momento in cui io debba crescere, no? Dove debba capire che cosa non ho capito, no? E lui è rimasto lì un po' così, ma dopo abbiamo parlato, adesso è solamente un flash su questa esperienza qua. Cioè per dire che io, vi giuro, io desideravo da tanto tempo, no? Che anche l'esame, che è una cosa, sembra castrante, no? Che sembra che tu sei lì e Gesù Cristo non c'entri nulla, nulla, niente. Sembra che tu, adesso, tu dimentichi la tua comunità e tutto, sei lì, di fronte al professore. Di fronte a lui e devi rispondere a quelle domande là, come se non c'entrasse nulla con Gesù Cristo. Vi giuro, io ho fatto un'esperienza bellissima quella lì, perché sono riuscito, non so in che modo, perché tante cose è dono, è grazia, e non tutti devono far così. Però tutti devono tendere a questo, secondo me. Se leggete attentamente, se riascoltate l'annuncio di scuola di comunità e leggete attentamente il libretto, vi accorgete come il nucleo centrale del cambiamento della persona stia tutto nel rapporto tra uomo e Cristo. Per esempio, se tu hai 7 anni, la compagnia con tuo padre e tua madre, dai 5 ai 7 anni, è un fattore di cambiamento. Perché? Per il semplice motivo che vestitini devono essere allungati in proporzione della statura che cresce e dalla muscolosità di cui oggi dai splendida dimostrazione. Sei arrivato ai 16 anni e ai 16 anni, mentre un giorno uscivi dal tuo liceo, improvvisamente dal pertugio della porta aperta della palestra femminile hai intravisto le graziose forme di una fanciulla che si stava adeguatamente preparando per la ginnastica. Quindi pudore, no? Non ci impedisce di descrivere. Comunque, tu, folgorato dalla rivelazione della diversità da te del suddetto oggetto, folgorato, nettamente folgorato,
Sei andato a fare ginnastica, ma non hai più avuto attenzione alla pallavolo. Perché l'immagine fantastica di prima riecheggiava dentro di te. A questo punto, tu, siccome sei un po' tardo, rientri a casa tua e vai subito dalla mamma. Ora, tu puoi appartenere a una realtà associativa, puoi essere meglio in una compagnia come la nostra, esattamente come un bambino di 7 anni sta attaccato alle gonne di sua madre. Ma Gesù Cristo cosa c'entra con la mia umanità? Perché è solo dentro questo rapporto che la mia umanità può trovare il di più, il suo compimento, la sua realizzazione, se volete il termine, la sua liberazione. Per me il vedere, il verificare come la mia personalità si è trasformata dall'obbedienza e dalla fedeltà all'incontro che ho fatto con la presenza di Cristo è il sentirsi libera di fronte alle cose che ho davanti, di fronte allo studio, alla caritativa, ai rapporti con gli amici e ai rapporti con i genitori. Libera perché le cose che faccio non sono fine a se stesse. Nel senso, lo studiare non è per diventare un ingegnere efficiente che farà determinate cose. Cioè, è questa compagnia con la presenza di Cristo, che poi dà espressione al fatto di studiare, di diventare un ingegnere, di fare caritativa con i ragazzi dell'oratorio, di avere gli amici qui. Quando dovevo preparare l'esame di analisi 1, ma poi anche gli esami successivi, facevo molta fatica. Io mi ricordo che quando non ne potevo più o non capivo cosa c'entrasse analisi o quello che stavo facendo, mi mettevo lì di fronte al libro e dicevo: Signore, ti offro e ti affido questa roba qui. In effetti l'esito dell'esame non era la cosa più importante. La cosa più importante era l'offerta di quel gesto lì al Signore, perché il valore era lui. Allora, premessa, ritengo utile il lavoro che abbiamo fatto innanzitutto perché ha posto il problema a tutti, mi capite? Che occorre vedere su di sé il cambiamento. Cioè, finalmente ce n'è uno nella mia vita che non si rivolge al mio essere intelligente, al mio essere buono, al mio essere bravo, al mio essere bianco o negro, al mio essere uomo o donna, al mio essere di sinistra o di destra o di centro o di sotto o di sopra. Ce n'è uno che si rivolge nella mia vita a me e dice: se tu vuoi, puoi salvare la tua esistenza. Questo è il punto sostanziale di differenza tra la posizione cristiana e tutte le altre posizioni, che per esserci hanno bisogno di costringere il discorso della libertà dell'uomo in un'ideologia. Scusatemi, la fede dove la gioco io? Dove la gioco, secondo voi? Nella mia vita. Io la fede la gioco nel mondo, perché Cristo mi dà la realtà, gli incontri, gli avvenimenti, perché io lo riconosca, perché io lo segua, non è chiaro? E per garantirmi di questo, perché sia visibile il cambiamento che introduce questa mia posizione, mi dà la sua Chiesa. Che cos'è la Chiesa? È quel pezzo di mondo che è già cambiato.